Nudi e crudi di Alan Bennett. Casa Ransom era stata svaligiata. Rapinata, disse Mrs. Ransom. Svaligiata, la corresse il marito. Le rapine si fanno in banca, una casa si svaligia. Mr. Ransom era avvocato e riteneva che le parole avessero la loro importanza, anche se in questo caso era difficile trovare un termine preciso. Di solito un ladro sceglie, fa una cernita, prende un oggetto e ne lascia altri. C'è un limite a ciò che riesce a far sparire. Per esempio, è raro che porti via una poltrona o, ancor più raro, un divano. Questi ladri, però, l'avevano fatto. Avevano preso tutto. I Ransom erano andati all'opera a sentire Così fan tutte, il Così, come Mrs. Ransom aveva imparato a chiamarlo. Mozart era fondamentale nel loro matrimonio. I Ransom non avevano figli e probabilmente, non fosse stato per Mozart, si sarebbero divisi già da anni. Quando tornava a casa dallo studio, Mr. Ransom faceva sempre il bagno, poi cenava e dopo cena faceva un altro bagno, questa volta in Mozart. Mr. Ransom ci sguazzava in Mozart, ci si tuffava dal piccolo viennese e si lasciava ripulire delle sozzure che aveva dovuto sopportare tutto il giorno al lavoro. Quella sera erano stati ai bagni pubblici, cioè al Covent Garden, dove, seduto davanti a loro, c'era il ministro dell'interno. Anche lui era andato a fare un tuffo per lavarsi di dosso le preoccupazioni della giornata, preoccupazioni che di lì a poco, benché solo in forma di statistica, avrebbero annoverato anche i Ransom. Normalmente Mr. Ransom non condivideva il bagno serale con nessuno, giacché Mozart gli arrivava personalizzato tramite una cuffia e un sofisticato impianto stereo scrupolosamente equalizzato che Mrs. Ransom non poteva toccare per alcun motivo. Secondo lei, i ladri erano venuti proprio per colpa dello stereo che li aveva attirati. I furti di stereo sono all'ordine del giorno, i furti di moquette no. Forse hanno preso la moquette per avvolgerci lo stereo, disse il marito. Mr. Ransom ebbe un brivido e ribatté che come imballaggio gli sembrava più plausibile la pelliccia, al che la moglie riattaccò a piangere. Il così non era stato un granché. Mrs. Ransom non aveva capito la trama e a Mr. Ransom, che non ci aveva mai neanche provato, era parso senz'altro inferiore alle quattro incisioni che aveva a casa. La recitazione lo distraeva sempre. «Non ce n'è uno che sappia come tenere le braccia», aveva commentato durante l'intervallo. «Forse non era solo questione di braccia», aveva pensato Mr. Ransom, «però non gliele aveva detto». Le era sorto il dubbio che al 180° grado lo sformato che aveva lasciato nel forno potesse venire troppo asciutto. Forse sarebbe stato meglio al 170° grado. Ma era un timore inutile. I ladri avevano portato via sia lo sformato sia il forno. I Ransom abitavano non lontano da Regent's Park, in un palazzo edoardiano color vinaccia. Era comodo per chi lavorava nella City, ma Mrs. Ransom avrebbe preferito stare più fuori. Ogni tanto si vedeva fugacemente nel verde con un cestino al braccio. Il giardinaggio, tuttavia, non faceva per lei. La violetta africana che Mrs. Clegg, la donna delle pulizie, le aveva regalato a Natale, era spirata proprio quella mattina e, per evitare che se ne accorgesse, l'aveva dovuta nascondere nell'armadio. Altra fatica sprecata. Era scomparso pure l'armadio. Rapporti di buon vicinato non ne avevano. A volte incontravano qualcuno in ascensore con cui scambiavano un sorrisetto
Guardingo. Un giorno avevano invitato i nuovi inquilini del loro pianerottolo a bere uno sherry, ma lui si era rivelato un invasato del jazz. Così si definiva. Mentre lei faceva la segretaria in uno studio dentistico e aveva una multiproprietà in Portogallo, sicché, per un verso o per l'altro, era stata una serata imbarazzante e l'esperienza non si era ripetuta più. Ormai sembrava che il ricambio di inquilini fosse sempre più veloce e l'ascensore sempre più imprevedibile. C'era un via vai continuo anche di arabi. «Cioè, ormai pare un albergo», commentò Mrs. Ransom. «Ti sarei grato se smettessi di dire «cioè», ribatté Mr. Ransom. «Non aggiunge nulla al senso della frase». Di quel parlare sciatto, come lo chiamava lui, ne aveva già abbastanza al lavoro. In casa, a suo modesto parere, il minimo che poteva pretendere era una sintassi accettabile. Perciò Mrs. Ransom, che normalmente aveva molto poco da dire, tendeva ormai a dire ancora meno.